Con il capitolo 1065 abbiamo avuto una prima grande rivelazione sul Regno Antico, su quel paese che 800 anni fa, dopo il secolo buio, scomparve letteralmente dalla storia, senza lasciare traccia, fuorché le notizie che ci sono pervenute attraverso i poneglyph, quindi le pietre indistruttibili che oggi sono veramente ricercate e che soprattutto sono nascoste perché all'interno di esse si cela probabilmente il segreto più grande del mondo. Oggi sappiamo Nico Robin essere l'unica persona o una delle pochissime in grado di leggere i poneglyph e per questo motivo è altamente ricercata a livello proprio mondiale. Ebbene, con il 1065 abbiamo finalmente avuto una prima notizia certa sul Regno Antico, e cioè che la sua tecnologia fosse tremendamente avanzata da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista bellico. Quindi la domanda che mi sono chiesto e che sicuramente anche voi vi siete chiesti è la seguente: com'è possibile che un paese che era così avanzato, così potente, 800 anni fa, appunto, com'è possibile che questo paese sia stato sconfitto al termine della guerra dei 100 anni, chiamiamola così, che ha portato poi alla nascita del governo mondiale? Ecco, oggi proviamo molto umilmente a rispondere a questa domanda in questo video, ma prima di andare oltre vi invito ovviamente a lasciare un bel pollice in su, un bel like e ad iscrivervi al canale se non siete iscritti. Bene, allora, qual è la mia idea, appunto ovviamente molto personale, su quello che è successo nel secolo buio? Senza scendere nei dettagli, perché ovviamente è impossibile scendere appunto nei dettagli, ma a grandi linee cosa può essere successo? Bene, io mi sono fatto un'idea con questi ultimi capitoli. Secondo me, la teoria appunto che il Regno Antico si sarebbe sacrificato, quindi che avrebbe fatto una sorta di immenso harakiri, diciamo, per consentire poi al mondo, diciamo, di non sprofondare nella guerra più totale, secondo me non ha moltissimo senso e provo a spiegarvi anche il perché. Noi sappiamo per certo ormai che l'Antico Regno aveva a disposizione le armi ancestrali, questo perché le armi ancestrali, appunto, e parlo nello specifico di Poseidon e di Pluton, sono celate, la loro posizione, la loro ubicazione è celata all'interno proprio dei poneglyph che sono stati scritti dal popolo dell'Antico Regno. Quindi questo regno antico, questo popolo aveva a disposizione delle armi così potenti, ma ha scelto di non utilizzarle. Questo potrebbe, diciamo, favorire l'ipotesi che quel popolo abbia deciso in qualche modo di sacrificarsi per il bene dell'umanità, per non creare una guerra mondiale che avrebbe distrutto ogni cosa. C'è però un ma, e cioè la terza arma ancestrale, ovvero Uranus, noi non la conosciamo formalmente, noi non l'abbiamo ancora vista, anche se molti, e io mi faccio, diciamo, mi identifico in questo insieme di persone, molti di noi pensano che Uranus sia appunto l'arma che Inzama ha utilizzato nella distruzione di Lulusia. Quindi, in qualche modo, questo ci farebbe capire che il governo mondiale in realtà è in possesso di Uranus. E ora io mi chiedo, da quanto tempo è in possesso di Uranus? La risposta, se appunto l'arma che Inzama utilizza è Uranus, a questo punto non può che essere una, e cioè che il governo mondiale è sempre stato in possesso di Uranus. Questo un pochino andrebbe in contrasto con la storia che sappiamo, cioè che le armi ancestrali erano appannaggio dell'Antico Regno. Facendo 2 più 2, ragazzi, avrete probabilmente capito dove voglio andare a parare. Molto banalmente, secondo me, Inzama viene dagli 800 anni, appunto, viene dal secolo buio, ma non solo, viene proprio dal Grande Regno. Io credo che Inzama fosse un personaggio appartenente al Regno Antico, probabilmente come lo era anche Joy Boy. Sembrerà banale, sembrerà scontato, ma a questo punto io penso sia l'ipotesi più plausibile. Non credo infatti che un personaggio giovane, appunto che abbia 20 o 30 anni, che quindi sia figlio, nipote, pronipote di qualcun altro, oggi appunto possegga i segreti del mondo e che possa soprattutto avere un'arma ancestrale dalla sua. Le armi ancestrali sono scomparse formalmente con, la guerra che 800 anni fa ha segnato la distruzione del Regno Antico, quindi per tutto questo tempo sono rimaste nascoste. E quello che io penso, banalmente, è che
all'interno del regno antico ci fu un conflitto. Quindi il conflitto non fu tanto tra il regno antico e i paesi intorno, ma inizialmente il conflitto fu interno al regno antico. Una parte, appunto rappresentata da Imsamà, probabilmente è uscita fuori, diciamo, è entrata in contrasto con l'altra parte e quindi ha coinvolto gli altri paesi in una guerra contro i suoi vecchi alleati, i suoi vecchi fratelli. Ecco, noi per quanto riguarda One Piece possiamo dire con certezza una cosa: in tutte le organizzazioni, in tutti gli ambiti, non bisogna mai prendere le cose a compartimenti stagni. Gli uomini pesce non sono tutti cattivi, i marine non sono tutti buoni, i pirati non sono tutti uguali, ci sono delle differenze profonde in qualsiasi ambito, in qualsiasi paese e in qualsiasi organizzazione. Per questo io credo che quando si parla di regno antico spesso si fa l'errore di voler, diciamo, parlare di esso, quindi del regno antico, come di un mattone, di un qualcosa che sia un compartimento stagno dove tutti erano uguali, tutti avevano ideali, di pace, avevano un ideale. Certo, probabilmente il regno antico in generale aveva i suoi ideali, che erano quelli appunto positivi che noi conosciamo, e quindi un paese prospero, che aveva una forte tecnologia, però diciamo la utilizzava in maniera positiva, ma io credo che all'interno di esso, come in qualsiasi posto della vita e qualsiasi posto anche di One Piece, ci siano state le cosiddette mele marce, tra virgolette, quindi la parte oscura. Ecco, così come oggi i draghi celesti non sono tutti malvagi, e lo sappiamo, nel regno antico probabilmente non erano tutti, diciamo, della stessa lunghezza d'onda. E Imsamà, a questo punto, io credo proprio provenga da lì e sia stato, diciamo, uno degli ideatori iniziali del conflitto. Ora, com'è possibile che Imsamà sia oggi ancora vivo, se è un personaggio appartenuto all'antico regno? Molto semplicemente, secondo me, a questo punto la teoria del frutto Ope Ope di Law, e cioè del fatto che il potere ultimo dell'Ope Ope consente di donare l'immortalità, o meglio l'eterna giovinezza, appunto a chi lo usufruisce, io penso che a questo punto trovi in Im proprio diciamo, la sua rappresentazione. Io penso che Imsama sia il personaggio che, diciamo, ha beneficiato del potere ultimo dell'Ope Ope e che quindi da 800 anni muove le fila del governo mondiale, non si sa come, ma riesce a farlo appunto anche in virtù delle conoscenze che ha e del potere che ha. Non credo altrimenti come sarebbe possibile che un paese così avanzato tecnologicamente e sotto tutti i punti di vista sia stato sconfitto. Io penso che la sua distruzione, prima che da fuori, sia cominciata dal suo interno. Il tradimento di Dzunisha, che noi sappiamo essere un compagno di Joy Boy, probabilmente è legato anche a questo discorso, quindi potrebbe essere stato uno dei primi personaggi corrotti proprio da Im e quindi dalla parte, diciamo così, malvagia del regno antico. E quindi questo potrebbe aver, diciamo, cominciato a far muovere gli ingranaggi, diciamo, di quello che è stato il conflitto, di 800 anni fa. So che può essere un pochino banale come ricostruzione, ma spesso nelle cose un pochino più semplici, più chiare, Oda poi riesce a rifugiarsi, ovviamente dando delle spiegazioni molto più, esaustive, facendo molti più collegamenti, ma io credo che di fondo potrebbe esserci un qualcosa del genere. Bisogna capire ancora in tutto questo come c'entrano i Lunaria, perché non sono stati chiaramente introdotti a caso. I Lunaria hanno avuto un loro ruolo anche in tutto ciò. Sappiamo benissimo che erano, diciamo, considerati a loro volta una sorta di divinità. Quindi bisogna un pochino incastrare tutti questi elementi. Tra l'altro, anche la Luna avrà sicuramente la sua, diciamo, il suo ruolo, come il fatto che nell'ultimo capitolo viene nominato spesso il fuoco e Vegapunk, diciamo, vuole far capire come se il fuoco sia proprio uno degli elementi che sono al centro di tutto il mondo di One Piece, no? E soprattutto della produzione di energia. Quindi staremo a vedere come Oda deciderà di collegare questi elementi. Quello che io penso dopo il 1065, molto semplicemente, è che il regno antico, appunto, essendo così forte, non poteva essere stato sconfitto dagli altri paesi. E siccome l'ipotesi dell'autosabotaggio e dell'harakiri generale a me non convince, a questo punto la soluzione è una sola, e cioè che probabilmente qualcuno ha causato tutto questo, e quel qualcuno probabilmente è colui che ancora
sta nascondendo la storia agli occhi del mondo intero. E che, malgrado Rufy non abbia l'intenzione primaria appunto di contrastare questo qualcuno, i loro destini inevitabilmente siano destinati a scontrarsi, come è avvenuto, credo, con Joy Boy tanti tanti anni fa. Fatemi sapere un pochettino la vostra su questa teoria, diciamo così, per quanto riguarda il Regno Antico. Scrivetemi le vostre opinioni qui sotto nei commenti, ora più che mai sono curioso di sapere un po', diciamo, le vostre opinioni. E nulla ragazzi, ci vediamo con il prossimo video, che penso sarà quello sul capitolo 1066 di venerdì. Un saluto a tutti da TNBT e buona serata, ciao!